Siamo con Gianluigi Luzzi, a cui chiediamo perché ha scritto Sua Santità. Perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere quello che avviene all'interno del Vaticano tramite molti documenti che raccontano di spese pazze, di lotte di potere, delle tentative di influenza del Vaticano sulla politica italiana, la storia dell'ICI che prima si chiamava IMU, cioè anzi dell'IMU che prima si chiamava ICI, che è stata evitata di farla pagare dalla Chiesa Cattolica sui beni promiscui, ecco queste storie. Come è stata presa, diciamo così, dalle sfere vaticane il suo libro? All'inizio in maniera molto severa, rigida, poi sì, con le dimissioni del Papa Josef Ratzinger si è riletto un po' tutto e si chiede perché sono avvenute queste cose, no? Quali sono i temi più caldi, diciamo così, che ha raccontato nel suo libro? Le lotte all'interno della curia, i blocchi di potere, le accuse di corruzione, di congiure, le influenze sugli altri paesi, le grandi problemi che affliggono la Chiesa nel mondo e che hanno portato Ratzinger a fare un bene, a fare per il bene della Chiesa un passo indietro. Penso al calo delle offerte, alla diminuzione dei fedeli, la diminuzione delle vocazioni, tutti i problemi che affliggono la Chiesa oggi. E come spera, o comunque come crede che il nuovo Papa affronterà questi problemi? Con quel piglio politico che mancava a Ratzinger. Questa serata è nata in qualche modo per caso un po' di tempo fa, la coincidenza delle date è stata molto fortunata. È un ospite che ci aveva colpito già da tempo, un giornalista che da tempo avevamo intenzione di invitare. E qualche tempo fa ci siamo incontrati, l'invito era stato esteso per questa sera è capitato che c'è stata una felice coincidenza, quella dell'elezione al soglio pontificio del nuovo Papa, che è poi Francesco, Papa Bertoglio. Bene, speriamo che appunto questa serie di coincidenze continui anche col prossimo autore, allora. Chi lo sa, io mi auguro di sì. Comunque sono sempre delle serate molto interessanti, molto belle, e anche questa, nonostante un po' di attesa, perché naturalmente era impegnato anche in altri incontri, insomma è stata una serata molto interessante, molto emozionante. Grazie. Volevamo ringraziare tutti Gianluigi Luzzi per essere venuto qua da noi, siamo molto emozionati per questo evento, per questa serata. Abbiamo tante cose da chiedere sia su questo libro che su quello che è successo, su che interpretazione possiamo dare a questa scelta, a questo evento, a questo momento e alla scelta di questo Papa che è sicuramente straordinaria. Partendo da stasera che è stato, è arrivato questo fumo bianco, c'era un, l'avete visto magari quando in televisione, c'era questo gabbiano sopra il caminetto, è una scelta importante, una scelta molto importante ovviamente, è la prima volta che abbiamo un Papa che si chiama Francesco, è una grandissima emozione, credo per tutti, credenti e non credenti. Abbiamo un Papa che arriva, che è di origine italiana, piemontese, di origine astigiana, ma è un Papa sudamericano. È un Papa sudamericano, argentino, nato a Buenos Aires, ha 77 anni. Il Cardinal Siri, che insomma uno che ci vede a lungo, diceva che il Papa non deve essere né troppo giovane né troppo vecchio, ma nemmeno troppo giovane, perché sennò il pontificato dura troppo e la Chiesa non rimane al passo coi tempi. Ha fatto una benedizione, non so se avete avuto modo di vederla in televisione, molto, molto, molto particolare, non ha mai usato la parola Papa, né riferendosi al Vescovo di Roma, ovviamente al Vescovo di Roma, né rivolgendosi a se stesso, né facendo riferimento a Benedetto XVI, che è Castel Gandolfo ha seguito. Quindi è un momento veramente storicamente, cioè siamo tutti noi testimoni e protagonisti delle nostre emozioni in un momento storico per la Chiesa e per il mondo, perché non era mai accaduto di avere due papi, no?
Quando uno dice il Papa, ma quale? Quando uno dice al quale, non conoscere i fatti minimi di quello che accade nel mondo, oppure il Papa, ma quale? Qual è il Papa? Il Papa Francesco ha fatto delle scelte nella benedizione, perché prima ha chiesto la benedizione dei fedeli, la preghiera, questa piazza piena di ombrelli, tutti i colori, vicende che arrivano da tutto il mondo, e ha detto prima pregate voi per me. Non ha messo quello zucchetto bianco che in genere i papi mettono, sono piccoli segni, ma frequentando così questi ambienti qualche anno ho capito che lì sono più importanti i segni e le parole, più delle parole sono importanti le pause tra una parola e l'altra, che usano anche questi porporanti. È una scelta forte perché è un papa gesuita, è un gesuita, quindi già un gesuita che chi sceglie come nome Francesco è qualcosa che, non vorrei usare il termine eretico, però insomma qualcosa di molto 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 forte. È un gesuita, è un uomo vicino che si è impegnato nelle favelas, che conosce e sa l'odore della povertà. È un uomo che a Buenos Aires va in giro metropolitana, non usa le limousine, usa, è un uomo semplice. Credo quindi che questa scelta, e poi il nome era, è un martiniano fondamentalmente, cioè il nostro Cardinal Martini aveva coagulato tutto un fronte moderato nel 2005, che poi invece è perse in conclave per la fortuna di quello che era l'intellettuale perfido di Wojtyla, cioè Ratzinger. Personalmente, se ne può fregare qualcuno di voi, per me è una liberazione, perché io ho passato degli anni abbastanza complicati, insomma, sotto occuparmi di queste cose, tirando fuori certe storie. Certo io, non è che me l'ha prescritto il medico. È una liberazione perché credo che oggi, con quello che sta accadendo, insomma, prima di dire che il maggiordomo non va alle carte, Nunzi si è approfittato del maggiordomo, insomma, è una storia che forse merita qualche riflessione in più, visto che stanno accadendo dei fatti che sono delle novità assolute, cioè mai un maggiordomo aveva dato delle carte a un giornalista, cioè il maggiordomo del Papa, che non è proprio il secondo arrivato, mai un Papa si era dimesso. Mai un papa nella storia della Chiesa sceglie come nome Francesco. Mai un papa si ritira a Castel Gandolfo prima che finiscano i lavori, ovviamente fatti senza gara d'appalto, ma questa è una mia malizia, in Vaticano per la nuova residenza del Papa Emerito. È un sollievo perché il libro che avete sulla Santità, che esce, è uscito a maggio scorso, aveva scatenato di tutto di più. Cioè Paolo Gabriele doveva prendere 30 anni di carcere, Nuzzi aveva violato la privacy del pontefice, quando in quel libro si racconta la privacy di persone quantomeno che hanno goduto di fiducia mal riposta, permettetemi, si hanno fatto scempio degli insegnamenti delle tavole, perché lì si parla comunque di congiure, di complotti, di casi di corruzione, di cattiva gestione del denaro e di scandali. Adesso la cosa che bisognerà vedere è attendere chi faranno segretario di Stato, perché non so se tutti voi lo sapete che la figura importante della governance della Chiesa, non solo del Vaticano ma anche della Chiesa, è il segretario di Stato. E quindi se da una parte avranno fatto Francesco come Papa e poi mettono un segretario di Stato figlio della peggiore curia romana, siamo un punto a capo praticamente. Però credo che tutta la storia, segnata inevitabilmente dai miei libri, perché i miei libri hanno avuto un ruolo in questa vicenda, inevitabile insomma,
tutta questa storia sta volgendo al bene, ecco, questo mi fa infinitamente piacere. Questa storia è iniziata, ve la dico in estrema sintesi, nel 2008, siamo nel 2013, sono passati 5 anni, quando io vado in Svizzera e vado a recuperare un archivio di un monsignore che era consigliere degli allora segretari di Stato, prima di Casaroli e poi di Sodano, ed era il, come si chiama, Wolf di Pulp Fiction, quello che va lì e dice io risolvo problemi, no? Ecco, lui risolveva i problemi, gli affari finanziari all'interno del Vaticano che potevano destare scandalo. Era direttore dell'Accademia Pontificia delle Scienze, ha avuto la vocazione tardiva perché prima era ingegnere, lavorava a Stett, è un uomo, un monsignor da Dozze, che aveva credo 4 lauree, parlava 5 lingue, cioè cervello assoluto, e lui risolveva quali problemi? Quelli finanziari. Che problemi c'erano negli anni 90 finanziari? C'erano che dopo terminato il periodo di Marcinkus, lo ricorderete, no? Quindi Roberto Calvi, trovato impiccato sotto, ammazzato sotto il Ponte dei Frati Neri a Londra, dopo quel periodo Wojtyla impone una sorta di riforma, di cambiamento. In realtà cambia poco, cioè Marcinkus viene estromesso dalla banca e la banca non pulisce più i soldi della mafia, ma pulisce i soldi delle tangenti italiane. Fondamentalmente pulisce lo IOR i soldi della Maxi Tangentenimont, della più grande tangente mai scoperta in Italia. Luigi Bisignani, persona avveduta, accorta, una sorta di faccendiere, il brasseur d'affaires, grande conoscitore dell'architrave e della burocrazia dello Stato, portava i soldi della famiglia Ferruzzi per separare la Monte Edison dall'Eni, che avevano fatto questo polo chimico nazionale che si chiamava Enimont, archeologia ormai, 1990-89. Cosa accade? Che viene pulita questa tangente e lì chi fa questi conti, chi costruisce un sistema di conti, di correnti allo IOR, è l'ex segretario generale di Marcinkus, che si chiama Donato De Bonis, che fa dei conti che io ho chiamato in Vaticano Spano, in questo, in quello prima, IOR parallelo, per nascondere i reali titolari di questi conti correnti, che prendevano questi soldi delle tangenti. Questi conti vengono intestati a fondazioni benefiche inesistenti. Nomi, dei nomi che sono un'offesa per chi crede e per chi non crede: Fondazione Lotta alla Leucemia, inesistente; Fondazione Aiuto Bambini Poveri, inesistente; Fondazione Madonna di Lourdes, inesistente. C'era anche una fondazione Cardinal Spellman, qui, perché su questi documenti il titolare di questo conto criptato veniva indicato con un nome in codice di Omissis. E Caloia, all'epoca del presidente dello IOR, che credo che sia di qua vicino, Castano Primo, qua vicino, no? Sì, Castano Primo. Com'è? Castano Primo. Caloia, gruppo Area Finanza Bianca, Bazzoli e compagnia, si indicava il titolare di questo conto criptato, Omissis, e scriveva a Sodano dicendo che bisogna evitare che Omissis finisca in mani pulite. Allora io guardo questo archivio di Monsignor D'Adozio per capire chi era Omissis, e poi ho scoperto che Omissis era Giulio Andreotti. Sul conto di Giulio Andreotti allo IOR sono transitati e accreditati circa 30 milioni di euro con le rivalutazioni lira-euro. Gli davano il 9% di interessi sul conto di Andreotti, e ho chiesto poi ad Andreotti, ho chiamato, all'epoca stava meglio di come sta oggi, e l'assistente mi ha dato una risposta straordinaria. Ha detto: guardi, ho chiesto di questo conto Spellman al presidente, e il presidente mi ha detto di riferirle che non ricorda di aver avuto un conto allo IOR. Non ricordo. 30 milioni di euro. Oggi, a pensare a quella telefonata, io mi ritengo fortunato come giornalista che mi ha risposto così. Perché oggi il politico non ti dice più, non ti dice non ricordo, ti dice mi è insaputa. Cioè, è vero, quella casa a Colosseo, mi è insaputa. Il conto allo IOR, mi è insaputa.
cioè una, così, una traslazione della personalità. Negli Stati Uniti la chiamano difetto di personalità multipla in criminologia forense, no? Perché c'è la divisione della personalità e magari uno, ma sto scherzando, negli Stati Uniti possono anche testimoniare diverse personalità dello stesso individuo.